Gesù bambino è nato in una mangiatoia, sotto ad una capanna e non su una barca di migranti. Basta mistificare le nostre tradizioni, soprattutto in vista del Natale. Così il questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, commenta l'allestimento di un presepe collocato all'interno di una delle chiese nel centro storico di Padula. Con questo presepe che messaggio si vuole trasmettere ai più piccoli? Dice che l'Italia deve essere invasa da migliaia e migliaia di clandestini, per lo più islamici, e far pensare che anche Gesù è un immigrato? Le nostre tradizioni, spiega, non possono essere piegate agli interessi degli scafisti e non si può assolutamente calpestare la veridicità dei nostri Vangeli, conclude Cirielli. Una critica che ha sorpreso l'associazione Amici del Presepe di Padula, promotrice dell'ormai storica esposizione presepiale che coinvolge le chiese del comune certosino. La natività contestata dal parlamentare si trova all'interno della nuova mostra inaugurata l'8 dicembre scorso. Il nostro messaggio sicuramente non aveva nessuna intenzione di sollecitare questa reazione, che ci è sembrata esagerata, e sicuramente insomma in tema di accoglienza, di sensibilità, di ospitalità, la rappresentazione presepiale vuole essere solo un momento di sollecitazione, di riflessione su quello che vediamo succederci intorno. Quindi un bambino, il Gesù bambino che nasce in ogni luogo, credo che non ci siano dei luoghi deputati perché possano giustificare, diciamo, la presenza del bambino, ma secondo me è un'interpretazione esagerata e molto condizionata da un punto di vista proprio politico e partitico. C'è chi ha una posizione completamente, diciamo, diversa o contraria a alcuni temi, ha forzatamente voluto dare un significato che non è all'interno della rappresentazione. È evidente che l'onorevole Cirielli non ha mai girato per le scuole o nelle chiese italiane, dove sempre più spesso è possibile ammirare la natività su barconi carichi di migranti.